Amici miei, se non amate i vini naturali, non guardate questo video perché qua siamo agli estremi della vinificazione naturale. Domaine de la Chape mi ha incuriosito perché già solo dalle etichette potete capire che siamo di fronte a personaggi un pochino particolari. Questo vino di cui vi parlerò in questo momento è Paulette Bourgogne Pinot Noir Domaine de la Chape 2016. Vi dicevo, azienda che lavora completamente in vinificazione naturale, posizionata in Borgogna, ma siamo nella zona di Tonnerre, una OC fra l'altro che esiste da pochi anni, se non sbaglio 2 o 3 anni. Siamo nella zona di Auxerre sostanzialmente, zona un po' meno conosciuta, meno famosa rispetto alla zona più importante di Chablis a nord e la zona ovviamente ancora più importante della Côte d'Or di Beaune a sud. La vinificazione, come vi dicevo, è stranaturale, parliamo di nessuna filtrazione, nessun tipo di lievito selezionato, ma solo lieviti naturali, pochissima anidride solforosa aggiunta al momento dell'imbottigliamento e questo lo notiamo già nel bicchiere. Oggi è la giornata del vino folle, questo è un vino folle a tutti gli effetti. Per questo vi dicevo, se non amate la vinificazione, le sensazioni di questa vinificazione naturale, questo è un vino davvero un po' per estremisti. La bottiglia appena aperta in effetti è molto ridotta e ha un'acidità volatile elevata al naso, la si sente, ma dopo qualche ora con un bel decanter tutto questo va via e il vino si pulisce in maniera incredibile, amici miei. Al naso sentite questa frutta e questi fiori che si mescolano in maniera molto molto elegante. Il vino è in punta di piedi, lo vedete anche il colore, molto scarico, quasi come fosse un rosato. È un vino semplice, quotidiano, senza nessuna pretesa di grandissima complessità, ma ha una piacevolezza straordinaria. Il problema è il servizio. Poter bere questo vino al ristorante è complicatissimo, bisogna stapparlo davvero diverse ore prima, ma voi se lo acquistate ricordatevi di questa importanza nel servizio. Seconda nota molto importante di servizio, è un vino che da bere fresco, non è un vino da bere a 18 gradi, ma io andrei addirittura attorno ai 15-16 gradi. È davvero curioso, è stimolante, un vino che vibra, si sente la qualità dell'uva, si sente che c'è passione in questo bicchiere. Per la giornata del vino folle, Paulette Bourgogne Pinot Noir Domaine de la Chape, approfonditelo, produce anche vini bianchi e Chablis interessanti. 12 gradi alcol per un vino che sta attorno ai 19 euro sullo scaffale, difficile da trovare, tuttavia secondo me vale assolutamente l'assaggio per coloro che sono curiosi e hanno la mente aperta.